Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho appena finito di leggere quello che io reputo il romanzo più ambizioso che ho letto nel 2022, per ora. Sto parlando del Continente Bianco di Andrea Tarabia. Lo dico subito, secondo me questo è il romanzo più ambizioso del 2022 perché prova a raccontare come e perché si muove un movimento di estrema destra oggi. Dove si annida il fascismo oggi e in che modo questa ideologia attecchisce nella società contemporanea. È una materia molto calda, molto difficile da scrivere, perché un conto è scrivere un romanzo di carattere moralistico o etico che grida basta il fascismo, cosa che sarebbe troppo facile e completamente irrilevante dal punto di vista letterario. E un conto è fare quello che poi è il compito primario della letteratura. E cioè raccontare una storia, analizzare un fenomeno attraverso il filtro stilistico e un punto di vista letterario. Andrea Tarabia con questo romanzo ha provato a fare proprio questo. Il narratore è uno scrittore, il cui nome converge con quello di Tarabia, il quale è affascinato da Marcello Croce, il protagonista vero e proprio di questo romanzo e anche il capo di un movimento eversivo di estrema destra. Piccola parentesi, Marcello Croce è uno dei personaggi più riusciti e meglio caratterizzati che ho letto nell'ultimo periodo. È un cattivo la cui fisicità ti rimane nella vista e la cui lucidità eversiva diventa sempre più complessa pagina dopo pagina. Dicevo che il narratore è uno scrittore che all'inizio del libro si trova all'interno dello studio del suo terapeuta, del suo psicologo, il cui nome non viene mai chiarito, poi leggendo il libro capirete perché. La moglie del dottore si chiama Silvia e ha una storia proprio con Marcello Croce. La storia viene raccontata sempre attraverso il filtro del narratore-scrittore, ma da luoghi diversi. O dal lettino dello studio del dottore dello scrittore, per esempio, o dai luoghi romani dove il fascismo si annida e dove lo scrittore appunto riesce ad arrivare. È un romanzo coraggiosissimo questo. Intanto perché parla di fascismo oggi, ma questa cosa l'ho già detta. E anche perché riprende i temi e la storia di un romanzo degli anni 60 di Goffredo Parise, rinnovandoli in chiave contemporanea. È un romanzo davvero difficile da scrivere. Anche perché Il Continente Bianco non è una ricostruzione storica del fascismo, non è questo, non è M di Scurati, è proprio un'altra cosa. Questo, per un lettore, è un libro stimolante da leggere perché la sua riuscita si gioca con un equilibrio sospeso tra il racconto complesso di alcune dinamiche fisiche e mentali eversive è un eccesso di stereotipo, che poi sfocia in un eccesso di moralità. È un libro che si pone un obiettivo narrativo talmente alto che non può che essere imperfetto. Ecco perché il lettore apprende molto stilisticamente da questo libro, perché la perfezione stilistica, che non può essere che artificiale, viene subito disinnescata. In una storia su Instagram ho detto che Il Continente Bianco è anche un manuale di scrittura basato sulla pratica. Un po' esagerato, lo so, ma ci sono talmente tante riflessioni sulla scrittura del narratore e scrittore che potrebbero essere la base di un corso intero di scrittura. E poi ci sono le pagine del romanzo, che sono l'espressione pratica di quelle riflessioni teoriche. Tutte le citazioni e i riferimenti letterari sono funzionali al testo. A partire dall'odore del sangue di Goffredo Parise, ma ce ne sono molti altri. Per esempio, due riferimenti espliciti sono sicuramente a Luigi Malerba e a Curzio Malaparte, ma ce ne sono tantissimi che non ho colto e che comunque si sentono. Ad ogni modo, tutti questi riferimenti letterari non scadono mai nel noziosismo fine a se stesso. Il Continente Bianco è il nome del movimento eversivo di estrema destra, del quale Marcello Croce è a capo, e nel quale il narratore e scrittore si intrufola. Lasciatemi dire che la copertina del romanzo è davvero bella. La casa editrice è Bollate Boringhieri, una casa editrice che è principalmente a carattere scientifico e mitologico, che però durante il corso dell'anno sforna dei titoli di narrativa italiana che mi interessano sempre molto. Tarabbia non lo scopro di certo io. Ha vinto qualche anno fa il Campiello ed è un nome forte oramai. Il Continente Bianco però, secondo me, ha avuto poco risalto ed è stato letto molto poco. Al contrario, ovviamente, merita davvero tanto. Se facesse strada al premio Strega, di colpo tutti lo leggerebbero e di colpo tutti ne parlerebbero con toni euforici. Mi è piaciuta anche la ricostruzione cinematografica e teatrale di alcuni dialoghi di alcuni personaggi riportati dal narratore-scrittore.
Se avessi la possibilità di parlare con Tarabia, gli chiederei il perché dell'inserimento di questo effetto stilistico all'interno dell'economia della storia. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma per ora penso possa bastare. Magari ve ne parlerò in una live su YouTube, chi lo sa. Vi saluto. Come al solito, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!